Informazione Facile è una newsletter che viene, diciamo, pubblicata su internet ed è nata nel 2003. È nata con un altro nome, è nata come Alta Frequenza ed è nata in ambito logopedico. Un gruppo di logopediste si è reso conto che nel momento in cui doveva lavorare con persone adulte, aveva difficoltà a trovare dei testi che fossero contemporaneamente comprensibili in una situazione di disabilità comunicativa e d'altro canto con un argomento che potesse motivare il paziente. Il primo problema che abbiamo dovuto affrontare, appunto, era il 2003 e come renderlo disponibile a un'utenza ampia e abbiamo pensato quindi di non fare la versione cartacea ma di metterlo a disposizione via internet rendendolo scaricabile come PDF. Il gruppo di lavoro si è costituito come un'associazione ONLUS. Che cosa significa informazione facile? Per l'appunto un'informazione disponibile a tutti. Il tentativo è di rompere le barriere comunicative che in situazione di disabilità comunicativa rendono le persone non in grado di fruire dell'informazione, di notizie di politica, di cronaca, di cultura. Siamo partiti innanzitutto appunto in ambito riabilitativo, quindi a persone che per problemi patologici non abbiano più la disponibilità a una lettura normale del testo, quindi persone che possono avere afasia, che hanno deficit di comprensione del testo in seguito a traumatismi cranici, a varie patologie. Nell'arco del tempo però, mettendo a disposizione via internet informazione facile, abbiamo visto che viene usato innanzitutto anche da stranieri per avere un'informazione di base sulla realtà italiana, da stranieri che stanno apprendendo l'italiano, viene usato dai bambini dislessici, viene usato da abbastanza anche all'estero o da semplici stranieri che stanno imparando l'italiano oppure da italiani che vogliono rimanere in minimo contatto con la realtà italiana pur vivendo all'estero. Viene usato da molto in centri diurni Alzheimer, viene usato in case di riposo come strumento per tutte le attività di ricreazione, di attivazione cognitiva come lettura di gruppo.